Cari telespettatori di Fano TV, bentornati. Oggi ci troviamo nelle suggestive terre di Fossombrone e abbiamo l'onore di presentare le squadre della società bocciofila Oikos di Fossombrone che andranno a gareggiare nelle varie categorie della stagione sportiva 2024-2025. Quando parliamo di sport parliamo in prima cosa di inclusione, ma anche di disciplina, costanza, determinazione e tanta, tanta passione. La società bocciofila ha ottenuto anche grandi riconoscimenti da parte del CONI nazionale, quindi che dire, non ha bisogno di altre parole e noi andremo a scoprire tutte le novità. Nelson Mandela affermava che lo sport ha il potere di cambiare il mondo, ha il potere di suscitare emozioni, ha il potere di ricongiungere le persone come poche altre cose, ha il potere di risvegliare la speranza dove prima c'era solo disperazione. Come società, l'associazione bocciofila Fossombrone crede che lo sport sia un veicolo di inclusione, un veicolo di aggregazione, un veicolo di partecipazione. È convinta che svolge un ruolo sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata. Questo che si tratti di bambini, di ragazzi, di adulti o di anziani. Lo sport è scuola di vita, tra l'altro questo è un motto coniato negli anni Ottanta dall'allora assessore Fausto Martone. Lo sport è scuola di vita che non smette mai di insegnare regole fondamentali nello stare con gli altri, condividendo con loro il raggiungimento di obiettivi comuni che, seppur difficili e sfidanti, trasmettono modelli di vita. Lo sport è la medicina migliore per togliere i ragazzi dalla strada, in definitiva, e quindi lo sport è una gran bella medicina. Come figura molto importante non può mancare lo psicologo dello sport. Qual è il suo mestiere? Allora, io all'interno della società seguo Nores e lavoriamo su tutta quella che è la parte mentale, psicologica all'interno della prestazione, quindi si fa un lavoro a livello di concentrazione, di sensazioni corporee, sul carattere, ma quello che è più importante, su cui io lavoro di più, è proprio il corpo, perché il corpo ci dice tante cose, ci dà tutte le risposte che noi avremo bisogno e sul campo noi siamo con il corpo e quindi il lavoro più importante è proprio sulla percezione di come ci si sente sia in allenamento che nel campo, quindi questo per me è la base del lavoro e poi si fanno tutti gli altri aspetti che appunto ho detto precedentemente. Perché come prima cosa principale è, diciamo, la mente. Se siamo sereni con noi stessi, dopo possiamo anche produrre un'attività sportiva migliore. Certo, anche perché ascoltandoci, come dicevo prima, abbiamo tutte le risposte, ma se non facciamo un lavoro di autoconsapevolezza e di conoscenza di noi stessi, poi è difficile gestirsi anche sul campo. Quindi ecco, questo è alla base di tutto e anche se non siamo a posto, perché non siamo tutti i giorni al massimo delle nostre potenzialità, la conoscenza di noi stessi ci permette di gestirci e capire quello che per noi è più importante in quel momento e che cosa fare per risolverlo soprattutto. Infatti sono in quei momenti dove magari psicologicamente siamo un po' provati che diamo forza di noi stessi. Esatto, sì, quello è una parte fondamentale che non possiamo, io ogni tanto dico, mettere sotto il tappeto, perché ovviamente ci sono anche le parti di noi che accettiamo di meno, che ci danno più fastidio sul campo o in allenamento, ma ce le dobbiamo portare con noi e affrontarle. E i ragazzi sono predisposti a, diciamo, a questa concentrazione, a questo insegnamento? Allora, sì, perché io lavorando soprattutto con i giovani vedo che c'è tanta predisposizione e voglia di fare e curiosità. E quella è una cosa che per noi psicologi è la cosa, è la base di tutto. Quindi quando vedi che c'è voglia di fare, poi è tutto molto più semplice. Anche se vedi che ci sono delle resistenze, però si incuriosiscono e quindi è bello lavorare con loro. Vi dico in bocca al lupo per la vostra attività, in bocca al lupo per i giovani, in bocca al lupo anche per l'attività di integrazione
sociale, perché abbiamo anche un settore molto, ma molto importante da questo punto di vista, che è il paralimpico. Ed è bello vedere che da parte dell'amministrazione comunale c'è sempre un forte sostegno per tutte queste società che comunque riguardano tutti i cittadini, ma in questo caso i giovani. Ma io ritengo che l'amministrazione comunale di Fossombrone abbia un debito morale nei confronti di tutte queste associazioni sportive, perché svolgono un importante ruolo in primis sociale e quindi a favore soprattutto dei nostri giovani. Quindi noi dobbiamo essere sempre più da supporto, e non a caso in questi ultimi anni abbiamo iniziato a investire enormi risorse che vanno dal rinnovo dello stadio comunale ai campi da tennis, e anche avremo poi una bella sfida nel palazzetto dello sport. E poi per quanto riguarda la bocciofila, sicuramente non mancheremo di investire altre importanti risorse per la sistemazione di alcuni campi da bocce che ormai da tanti anni necessitano di alcuni interventi. Però io devo dire che moralmente abbiamo poi nei confronti della bocciofila, che ogni anno fa una grande gara di solidarietà nei confronti delle persone più bisognose, abbiamo un grande debito che vogliamo colmare in questi ultimi, in futuri anni di amministrazione. La funzione sociale per noi viene prima di tutto, perché lo sport equivale a dare un aiuto sia alle famiglie e anche ai ragazzi, perché oggi non hanno grandi alternative, noi dobbiamo crearle sempre di più, stiamo anche studiando di fare un centro di aggregazione nuovo e quindi di una serie di iniziative sociali, però lo sport è alla base di tutto. Infatti lo sport in primo luogo è inclusione. Assolutamente sì, e questa è la prima cosa che si insegna ai ragazzi, e quindi con lo sport diminuiscono anche molti problemi dal punto di vista sociale, e quindi io mi auguro che ci siano sempre più associazioni sportive. Noi cercheremo di dare una mano il più possibile, chiaramente abbiamo concentrato la maggior parte degli investimenti nei confronti di coloro che gestiscono le strutture sportive, perché chiaramente hanno degli enormi costi che poi in questi anni sono enormemente lievitati, però dai, cercheremo di fare il possibile. E poi come secondo luogo dello sport è il gioco di squadra, qualsiasi sport sia, infatti come ci sono anche volontari che aiutano appunto alla formazione di questi eventi. Ma come abbiamo visto stasera alla conferenza stampa, oltre agli atleti che sono diversi e diverse categorie, la bocciofila è molto forte sul discorso dei volontari. Perché anche basta guardare durante la festa dello sport, che una festa che dura 10 giorni, che non è facile trovare chi gratuitamente viene a dare una mano e a investire il suo tempo anche libero, persone sia che lavorano ma anche pensionati che potrebbero godersi magari il mare, invece preferiscono venire a dare una mano alla festa dello sport, che poi la maggior parte del ricavato viene investito in beneficenza, e questo non si può che ringraziare un'associazione a questo livello. Noi siamo estremamente contenti del rapporto che ci sono, io devo dire, da anni con l'associazione bocciofila, e devo dire che il comune di Fossombrone sicuramente ha un debito nei confronti di questa associazione, perché comunque gli ha lasciato un grande patrimonio al comune di Fossombrone, e nello stesso tempo tutte le attività che ogni anno vengono svolte sono sempre rivolte alla solidarietà e alla beneficenza, e questo vi va fatto un grosso applauso, perché oggettivamente aiutate anche molte persone che hanno bisogno e che ci danno e ci danno un grande supporto ai servizi sociali. Lo sport delle bocce, anzi il gioco delle bocce, perché diciamo lo sport deve essere un gioco, perché il divertimento deve essere la base di tutto, è il più longevo, perché tutti, cioè proprio tutti, almeno una volta nella vita abbiamo giocato a bocce, ed è uno sport generazionale. Certo, beh, lo sport delle bocce è uno degli sport più antichi nel panorama del sportivo, racchiude in sé giocatori che possono avere 4-5 anni di età e persone che hanno anche 90 anni di età, quindi racchiude in sé tutta la vita di un atleta, quindi può essere fatto a qualsiasi livello e con qualsiasi passione. E quindi è uno sport che noi ci portiamo dietro da tanti anni, che comunque tentiamo di portare a un livello superiore, quindi non più gioco ma chiamiamolo sport, e negli ultimi decenni la federazione ha impostato un lavoro abbastanza sostanzioso per anche come immagine,
per poter potenziare questa immagine e dargli un senso di sport con attività anche di alto livello. Quindi il campionato di serie che fa l'Oikos Fossombrone è un esempio, ma non solo, lavorare con i giovani, portare delle manifestazioni di alto livello è un esempio per poter far sì che questo sport non sia più avvicinato agli anziani come nella collettività, nell'immagine collettiva succede, ma bensì di giovani, fatto da giovani, soprattutto da giovani. Infatti si vuole dare tanto spazio ai giovani perché, come abbiamo detto prima, sono il nostro futuro, il nostro avvenire e danno quel, diciamo, quella grinta in più a questo sport che ormai è riconosciuto proprio a livello nazionale. Sì, lo sport delle bocce deve racchiudere in sé, come ho detto prima, anche il sociale. Però la spinta della federazione è quella di elevare e allevare giovani, nuove leve, e far sì che queste possano dare il meglio per poter alzare il livello del nostro sport. La federazione bocce fa parte di una federazione anche internazionale, quindi lo sport delle bocce ormai si svolge anche a livello internazionale, quindi poco tempo fa sono stati fatti gli europei a Terni, adesso i nostri atleti andranno in Turchia a fare i mondiali, quindi anche a livello internazionale lo sport delle bocce è molto praticato. Sicuramente è uno sport considerato minore, ma l'intento della federazione, l'input della federazione è quello di portare avanti e far conoscere sempre di più questo sport come uno vero e proprio sport, abbinandolo al sociale e all'integrazione. Infatti, perché poi la nostra provincia c'è anche delle eccellenze, come per esempio nella società bocciofila solo di Fossombrone abbiamo due premiate e questo è un grande motivo di orgoglio. Sì, Fossombrone ha sempre avuto atleti che si sono contraddistinti negli anni, quindi campioni europei, campioni italiani, giovani. Ultimamente le atlete di Fossombrone si sono distinte, come diceva prima il relatore, per essersi piazzate ai campionati italiani e giovanili junior che si sono svolti 15 giorni fa, e quindi questo va a merito della bocciofila Fossombrone che crede nei giovani e quindi ha un settore giovanile di tutto rispetto ed è un orgoglio per la FIBE Bocce di Pesaro. Quindi benvengano queste società che lavorano con i giovani, e perché comunque è il nostro futuro. Devo dire con grande orgoglio, è per me un grande onore essere qua in questa serata che vede il trionfo dello sport, della socialità. In questa città, così vicina a Urbino, piena di fermento culturale. Siamo alla presenza del professore di scienze motorie di Urbino ed è un vero piacere perché poi è proprio a stretto contatto con i ragazzi tutti i giorni, quindi sa proprio anche tutte le loro necessità. Sì, senza dubbio, lo sport ormai è riconosciuto come valore sociale ed educativo. Proprio lo scorso anno la Repubblica Italiana ha aggiunto un comma molto significativo, in quanto riconosce il valore dello sport dal punto di vista educativo, dal punto di vista sociale, nella formazione del pieno benessere psicofisico della persona. E quindi è, credo, una pietra miliare già di quello che comunque accadeva nelle società sportive. La stessa cosa, l'articolo 33 della Costituzione, si parla del valore intrinseco che deve avere lo sport nella tutela appunto del pieno benessere psicofisico e sociale, e che è uno degli obiettivi prioritari. Senza dubbio lo è anche il raggiungimento di quello che è la performance, il risultato, quant'altro, ma non può essere secondario appunto alla tutela stessa della salute. E quindi ecco il valore educativo, sociale, permeato anche da quei valori europei che riconosce lo sport, perché dobbiamo parlare anche di Europa. E in particolare l'Europa riconosce al valore dello sport la democrazia, l'uguaglianza, la solidarietà. Quella solidarietà che oggi ci fa tirare sulle barriere, invece lo sport le abbatte. E lo stesso Papa, il nostro Papa attuale, dice che lo sport deve unire, non dividere. E io ho sottolineato nell'intervento di poc'anzi
per tutte le età, per tutte le società, per ogni competizione, ogni sport dovrebbe terminare, ogni gara dovrebbe terminare con il sorriso, con quell'abbraccio catartico che allontana la violenza, che allontana tutto ciò che è differenziazione, sperequazione, tutto ciò che praticamente non è sport. Ecco allora che possiamo dire che i valori veri, etici, e l'etica non è altro che una gerarchia di valori e comportamenti, e questa gerarchia di valori e comportamenti deve essere ben poi condivisa, vissuta insieme ai ragazzi, giorno per giorno nella palestra. Bisogna cercare comunque ogni giorno di testimoniarne questo valore intrinseco, e lo si fa se si crede fino in fondo, se abbiamo degli istruttori preparati e se dietro c'è anche una società come questa di Fossombrone, dove veramente io ho detto che incarna in modo straordinario i valori, che come dicevo, educativi e sociali, con i tanti suoi volontari, con le persone, e tutto quello non è fino al semplice raggiungimento della performance della gara. E quindi lode e merito e tanti auguri a questa società di bocciofila che fa veramente onore allo sport italiano e anche internazionale. Grazie. Ha detto delle cose bellissime, volevo ricordare un attimino quello che è stato detto in conferenza, perché erano parole meravigliose di Nelson Mandela che si aggregano perfettamente al suo pensiero. Ha detto: lo sport ha il ruolo di cambiare il mondo e ha anche il potere di risollevare speranza dove c'è solo disperazione. Ci tenevo a precisarlo perché è quello che ha detto, sono emozionanti, sono parole emozionanti. Sì, è verissimo. Io credo che, mi permetto di dirlo dopo 50 anni di attività all'interno, lo dico con emozione, con orgoglio, mi sono chiesto veramente se ne valeva la pena di percorrere questa strada. Ebbene, guardando indietro, ma anche avanti per i giorni che mi rimangono, e spero che ce ne siano, è una felicità ritrovare queste persone. Ecco, poc'anzi dicevo anche il tecnico che seguirà questi giovani e saprà portare, permeare, coltivare e, come dico spesso, insegnare molto meglio di come noi stessi ci siamo riusciti. Baden-Powell diceva a sua volta, il fondatore dello scautismo, lasciate il mondo meglio di come l'avete trovato, e lo sport può essere un bel mezzo. E questo è l'augurio a voi ragazzi, a voi atleti, a tutti, ai tecnici, semplicemente ad ogni gara di concluderla con il sorriso, con quell'abbraccio che è il valore fondamentale dello sport, il ripudio di ogni forma di violenza fisica, verbale e morale. E così ricorderemo, credo, anche in futuro una giornata straordinaria come questa e come tutte quelle che verranno. Grazie per la vostra attenzione. Ma ora iniziamo ad entrare proprio nel cuore di questo sport e abbiamo insieme a noi l'istruttore. E come sta andando questa stagione che adesso è alle porte? Allora, questa stagione è andata molto bene, sia per i numeri, che abbiamo il vanto di essere la società con il maggior numero di atleti junior in tutta Italia. Non c'è un'altra società con questo numero. I risultati, qualcosina abbiamo visto, che abbiamo premiato a due ragazzine, ma ci sono anche altri 20 ragazzini che comunque si sono appassionati grazie a questa scuola bocce, e speriamo che continuino e ci diano altre soddisfazioni. Mentre per quanto riguarda gli allenamenti, e in cosa consistono? Quante volte queste ragazze, anche ragazzi, si allenano a settimana? Allora, siccome abbiamo appunto tanti ragazzi, abbiamo diviso in 4 gruppi in base all'età, e appunto sono 2 lezioni a settimana, e dove praticano questo sport, e naturalmente tutto è in forma ludica, si devono divertire, così divertendosi tornano volentieri e partecipano anche a tutta la socialità della bocciofila. Ma ora vogliamo dare una piccola curiosità, ma chi si impegna di più, i ragazzi o le ragazze? Perché sappiamo che le ragazze hanno quella spinta e voglia di accedere un pochino di più. Allora, il nostro sport ha una componente molto atletica dal punto di vista della coordinazione, e quindi a quest'età le bimbe spiccano un po' di più, quindi hanno, diciamo, un vantaggio. Poi i maschietti arriveranno più tardi. L'importante, come detto prima, è che si divertano, perché questa è la regola fondamentale dello sport. La base per noi è quello. Nella categoria juniores
due podi ai campionati italiani che si sono svolti due settimane fa a Sesto Fiorentino. Marisol Orru, che invito ad alzarsi, seconda classificata individuale under 15 femminile, brava Marisol. E Castellucci Angelica, terza classificata, tiro di precisione under 15 femminile, grazie e complimenti anche a te. Ora siamo entrati proprio nel cuore di questo sport e abbiamo accanto a noi alcuni ragazzi, ma in particolare due atlete che hanno spiccato per il loro talento. Come vi chiamate? Angelica Castellucci. Orru Marisol. Volevamo innanzitutto fare tanti complimenti a voi due, ma non solo, ma anche a tutti gli altri membri della squadra. Ma da quanto tempo è che praticate questo sport? Circa 6 anni. Tu invece da quanto tempo è? 6 anni. 6 anni, entrambi da 6 anni. Ma questo sport, questa passione è stata tramandata oppure avete deciso un giorno voglio giocare a bocce? No, io ho deciso da un giorno così, in quinta elementare, quando l'attuale allenatore è venuto a spiegare il gioco delle bocce. E da lì mi è interessato e quindi ho iniziato a giocare. Bello, una bella passione. Mentre tu invece? Io così, un giorno. Cioè. Anche tu un giorno? Beh, bello comunque sia che già sapevate cosa volevate e questo è molto importante ed è anche grazie, possiamo dirlo, anche allo sport che inquadra comunque sia le persone. Ma avete dietro anche il supporto della vostra famiglia che è molto importante. Sì, la nostra famiglia ci ha subito seguito da subito quando abbiamo iniziato e ancora tuttora ci accompagna anche alle gare e ai campionati. Sì, anche a me mi ha sostenuto la famiglia. Ma sono contenti di questi risultati che avete ottenuto? Sì, sì. Perché vogliamo ricordare, qui accanto a me, sei arrivata quanto? Seconda. Ma che gara era? I campionati italiani. Campionato italiano Junior, cioè complimenti, veramente un bellissimo titolo. E tu invece quanto sei arrivata? Terza al tiro di precisione. In cosa consisteva? Nel fare diverse bocciate e... poi in base ai punti si vedeva chi vinceva. Bello, ci vuole tanta concentrazione comunque per questo sport, quindi vuol dire che siete anche persone molto rigorose. Questo è bello vederlo in ragazzi così giovani, anzi giovanissimi. Quindi noi vi facciamo tanti complimenti e vi auguriamo una nuova stagione sportiva ricca, ma non solo di premi, ma proprio di spirito sportivo e gioco di squadra. Grazie di nuovo a tutti quanti. È un grande onore avere accanto a noi il presidente perché poi ha ottenuto anche un riconoscimento dal CONI nazionale, cioè è un vero orgoglio. Come si sente ad aver ottenuto questo riconoscimento? È stata una bella soddisfazione, ma è merito di tutti i soci e gli atleti che mi hanno... Io ho vinto questo perché mi hanno aiutato in tanti, io da solo non avrei vinto niente. Perché vogliamo ricordare, lo sport è spirito di squadra. Giusto. Ma... la bocciofila di Fossombrone comunque ha una sua storia perché diciamo che con l'aiuto di tutti è stata realizzata, ma quando e soprattutto come è avvenuta la sua fondazione? Nel 1977 dei signori di Fossombrone, amanti delle bocce, al sabato e la domenica lavoravano e hanno costruito la bocciofila a loro spese e col loro lavoro. Poi sappiamo che ci sono stati alcuni problemi durante comunque sia la sua formazione, magari problemi economici, che grazie anche all'aiuto di volontari, di sostegni è stata creata e quindi sono gesti molto lodevoli. Ma in quanto riguarda la società appunto bocciofila, non fate solo sport, ma anche proprio collaborazioni, aiuti proprio umanitari. Senz'altro, lo sport è la cosa principale. Poi cerchiamo di aiutare chi ha più bisogno di noi. Noi siamo stati i primi a portare i disabili all'interno del bocciodromo 2 volte alla settimana. Poi dopo del Covid purtroppo non abbiamo potuto proseguire su questa linea. Poi aiutiamo tante famiglie tramite la parrocchia, tramite la Croce Rossa e tramite la Caritas. Invece a fianco mio abbiamo anche un atleta. E da quanto tempo è che pratichi questo sport? 18 anni. 18 anni che fai questo sport, ma com'è nata questa passione? E così dal nulla, perché abito praticamente vicino, attaccato al bocciodromo, quindi un giorno sono andato lì e ho incominciato a giocare. È bello che comunque questo sport, cioè, non passi mai di moda, magari può sembrare uno sport, come abbiamo detto prima, più datato, ma invece non è così perché ci sono tantissimi giovani che comunque lo praticano. Sì, sì, ci sono molti, molti ragazzini a livello nazionale, ma noi soprattutto come società ne abbiamo una ventina di più, 20, 25, 26 che
due volte a settimana si allenano all'interno dell'impianto sportivo. Ma oggi andiamo a presentare le squadre che parteciperanno alle gare della prossima stagione. Quali saranno? Per quanto riguarda la Serie A, sarà un campionato di alto livello di Serie A 2, che quindi praticamente due gironi in tutta Italia e siamo tra le prime 20 squadre, diciamo, primi 20-30 squadre. Poi c'è la categoria B e la categoria C, oltre alla juniores, alla femminile e basta. Sì, credete tutto. Perché poi vogliamo ribadirlo, il Bocciodromo di Fossombrone dà anche possibilità di iscriversi a ragazzine, a ragazze, comunque sia a bambine. Sì, dai 5 anni in poi si può venire a giocare, tesserarsi e prendere parte alla vita del Bocciodromo. Ma poi ci saranno comunque sia i corsi appunto per la nuova stagione, com'è possibile iscriversi? E basta telefonare al numero di telefono e poi comunque ci sono dei volantini che vediamo qui che li mettiamo sparsi in tutta Fossombrone, diciamo. Ma c'è una fascia d'età che comunque si può iscriversi oppure è aperto a tutti? È aperto a tutti dai 5 anni fino... non c'è limite, come dico io. Perfetto, quindi iscrivetevi perché comunque il gioco di boce, anzi lo sport di boce è molto, possiamo dire, anche rilassante perché ci vuole, come abbiamo detto prima, molta concentrazione. Concentrazione moltissima, no? Molta concentrazione. Rispetto agli altri sport forse uno dove ci vuole più concentrazione a livello mentale piuttosto che a livello fisico. E io di nuovo voglio ringraziare a tutti voi e anche tutti i volontari che comunque anche grazie a loro che tutto questo può essere reso possibile. Un grazie di cuore. Anche la giornata di oggi si è conclusa e dobbiamo salutarvi, però ci fa tanto tanto piacere ed è anche un grande orgoglio per tutti noi vedere che tanti ragazzi e ragazze si prodigano nel fare sport e questo è un grande motivo di orgoglio per tutti noi. Noi vi salutiamo e mi raccomando, se volete giocare a bocce iscrivetevi perché è un gioco, anzi uno sport veramente meraviglioso. Io vi mando un grande bacio, alla prossima e mi raccomando venite a giocare insieme a noi.